una parte riguarda gli attori di questa storia, cioè coloro che cercano di affermarsi con la violenza, e purtroppo ce ne sono stati tanti nel corso degli anni. Io credo realisticamente che ce ne saranno, diciamo. Il problema vero non è quello che noi riusciamo a fare su questi attori, perché coloro che scelgono la strada della delinquenza e che la perseguono con questa pervicacia e con questa particolare attenzione ci sono, ci saranno sempre, sono stati e ci saranno sempre. Il problema è l'altra parte della norma, che è l'effetto del comportamento violento, perché quella riguarda la parte tra virgolette passiva, e cioè quella che sceglie di reagire per una serie di cause, perché poi non è che stiamo qua a colpevolizzare necessariamente qualcuno, però il dato di fatto è questo, che c'è una parte che sceglie di reagire col comportamento peggiore possibile, e cioè l'omertà. Cioè quella parte che sceglie di non denunciare, quella parte che sceglie di rimanere dietro le quinte, quella parte che sceglie di rimanere a casa. Io ricordo un'intervista di Rosario qualche anno fa, in cui l'intervistatore le chiedeva ma dov'è la società civile in questa città? E lei riflette un po' e dice forse a casa. Perché è vero, la lotta alla criminalità organizzata non si fa a casa. Di questo dobbiamo prenderne atto tutti, adesso, in questo periodo e in questi momenti. La lotta alla criminalità organizzata si fa con l'impegno. È anche finita, secondo me, la stagione della sensibilizzazione. Noi andiamo nelle scuole, io ci andrò sempre nelle scuole e continuerò ad andarci, però per dire questo, non più solo ai ragazzi, siate consapevoli di che cos'è la criminalità organizzata, di quali sono gli effetti negativi, di quali sono le conseguenze, diciamo, di certi comportamenti, ma per cercare di stimolarli su un altro punto, e cioè da questo voi dovete partire per cercare di fare qualche cosa, perché se la sensibilizzazione resta tale, non serve a niente. Diciamo, siamo tutti più sensibili, stanno ragazzi in alcune scuole che sono diventati sensibilissimi, c'hanno due scatole di sensibilità, diciamo così, no? Sulla legalità, okay? Arriva nella settimana della legalità, è la giornata di qua, è la giornata di là. La sensibilità ha un senso se serve per fare qualche altra cosa, e cioè per l'impegno, per il sacrificio, no? Anche che segue l'impegno. Perché? Ripeto, oggi noi abbiamo una grande battaglia davanti, diciamo, se la vogliamo fare, perché possiamo anche scegliere di nuovo di ritornarcene a casa, di essere bravi, per questo sono bravi tutti a criticare, a dire quello che funziona, quello che è stato buono, quello non fa il proprio dovere. Però consapevoli del fatto che torneremo di qui a qualche anno non ad avere, diciamo, la necessità di altre stanze per ospitare chi vuole partecipare a questi incontri, ma di avere quei 7, 8, 10, diciamo, affezionati che poi ci seguono così per partito preso. Noi dobbiamo andare avanti, diciamo, nella lotta alle mafie, e andare avanti significa cercare di comprendere seriamente quali sono le cause delle devianze e cercare di incidere su queste devianze. Fin quando le mafie avranno la possibilità di attingere da eserciti di ragazzi nulla facenti, senza prospettive, che vengono facilmente ammaliati dal guadagno facile, dalla possibilità, diciamo, di essere di diventare anche, diciamo, di riscattarsi anche dal punto di vista sociale, noi questa battaglia la perderemo sempre, perché è vero che abbiamo più armi, che abbiamo più uomini, che abbiamo sicuramente più forza rispetto alla criminalità organizzata, ma su questo terreno, che è il terreno della criminalità organizzata, noi siamo assolutamente incapaci di incidere se non risolveremo questi problemi. Questi problemi si chiamano occupazione, si chiamano lavoro, si chiamano opportunità, si chiamano, a me non piace tanto, alternative, però tutti. Scusa se mi interrompo, però mi viene, ecco, lei ha toccato un argomento perché purtroppo noi come ultimi, come associazione, come tutte quelle
ci chiedono proprio aiuto nel senso materiale, perché proprio lei ha parlato di lavoro, allora tutto come spiegarmi, scusa perché non vorrei fare qualche gaffa, però nel senso che ben venga, allora fino a pochi anni fa l'ha detto il Nicola Barriere, poi l'ha ribadito prima di me e la senatrice pure, che c'era Castelli tutto tranquilla perché c'era chi offriva lavoro. Sbagliatissimo il modo di offrire lavoro, soprattutto i imprenditori che per arricchirsi quindi andavano a chiedere, guarda, ho bisogno di questo lavoro, però dietro a questi grandi imprenditori, qua spero di essere chiaro, ci sono, è nato, io parlo da che io so, mio padre mi diceva, era un paese di agricoltori, poi questo business di immondizia oppure l'edilizia ha portato a far sì che lasciassero le campagne e si buttassero in mare. Però accanto all'imprenditore che si veste, va a chiedere il lavoro, quindi l'ingegnere, architetto o un semplice geometra, ci sono però tante famiglie, povere famiglie, manovali, che comunque lavoravano per l'imprenditore, perché l'impresa ha bisogno di operai per poter lavorare. Nel momento in cui, ma è giusto che vengano arrestati gli imprenditori corrotti, però se non ci ritroviamo adesso in un paese dove non c'è più lavoro, perché vuoi o non vuoi, questi, cioè l'imprenditore dava manovalanza, li portava adesso a fare appartamenti qua,